Bentornati a tutti. Oggi è venerdì, 10 marzo, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Pesci. Lavoro e business a tutto campo. Poco importa se vi sentite spappolati, il salvadanaio langue, tartassato dalle vostre spese pazze, perciò se capita un'opportunità di lavoro straordinario, non ve lo fate ripetere due volte. Complice un cielo benevolo nei vostri confronti, le risposte positive oggi non si fanno attendere e i guadagni fioccano a rimpolpare le vostre falle finanziarie. Perdonati anche riguardo agli acquisti sfiziosi, non tutti per voi, naturalmente, adorate fare regali e viziare le persone care con qualche chicca, il romanzo del loro autore preferito, un barattolo della marmellata preferita, di primule o giacinti, che fa tanto primavera. Lucci o temibili squali sul lavoro, ma a casa solo simpatici pesciolini rossi. La paura di restare soli come conseguenza di una separazione improvvisa è enorme, c'è angoscia e un inizio di solitudine importante. Al tutto contribuisce anche uno stato di salute incerto e in sofferenza. L'amore comunque necessita di una sana rigenerazione e bisogna far pulizia di tutto ciò che vi fa soffrire. Il periodo che vi aspetta non contribuirà certo alla vostra tranquillità e serenità e dovrete davvero lottare molto e intensamente per ottenere una vita migliore. Collaborazioni, appuntamenti, contatti, tutto discretamente bene. Nuvolette grigie però in amore. Giorno pieno di novità per i nati di sabato. Bene gli amori segreti. Qualcosa da risolvere in casa. Cambiamenti che non ti piaceranno molto. Chiedi consiglio a un esperto. Siete in alto mare e non sapete come comportarvi. Fermatevi e riflettete. Fate leva su sentimenti del vostro partner che in giornata si mostrerà disponibile a venire incontro a una vostra esigenza particolare. I nati di lunedì potrebbero iniziare un progetto d'amore che li porterà in breve tempo a una convivenza o al matrimonio. Musica, regali, gioielli e dolci ti attireranno. Un toro da considerare o da riconsiderare. Una dichiarazione d'amore, un regalo o una lettera molto piacevole. Non è assecondando sempre il vostro partner che manterrete la coppia in equilibrio. I pianeti favoriscono i chiarimenti e le prese di posizioni. Il partner vi trascura troppo e voi continuate a lamentarvi. Forse è giunta l'ora di metterlo di fronte ad una scelta. Malintesi e contrattempi in agguato. Attenti a tutto ciò che è tagliente e in particolare a oggetti di vetro o di cristallo. Maneggiate coltelli e forbici con prudenza. La tua forma sarà smagliante, la salute ottima. Guadagni in arrivo. Oggi vi attende una giornata stressante da molti punti di vista, soprattutto cercate di mantenere la calma in tutte le occasioni e non disperate mai in un aiuto superiore. Periodo eccellente in amore. Il vostro fascino diventerà magico e le conquiste non mancheranno. I progetti per il futuro possono essere realizzati grazie alla vostra perfetta organizzazione e con un po' più di elasticità per quello che riguarda i tempi di realizzazione. Nella sfera professionale vi muoverete molto bene. Ancora per questo giorno di inizio primavera un Marte imbronciato tiene in stallo alcune vostre iniziative, specie se siete nati nella terza decade. Niente di particolarmente preoccupante, solo qualche lievissima contrarietà che tenderà a frenarvi o a farvi riflettere prima di agire. Non dimenticate che siete tra i segni, anzi, sicuramente sul podio dei privilegiati dell'anno e, come tale, dovrete attendere perché il meglio deve ancora venire. In questa giornata sarà bene a salvare il salvabile, ovvero provare in tutti i modi a porre rimedio ad una situazione che avete creato voi stessi e che certamente sta cambiando le carte in tavola. Non dovete lasciare che l'impulsività vi sovrasti. Siete molto più organizzati di quello che credete, ma non potete di certo mettervi a confronto con coloro che hanno maggiore esperienza e che mettono a disposizione le proprie risorse per tutti. Lo imparerete anche voi. Luna malmostosa quest'oggi. Vi rimprovera sul tempo e l'energia spesi inutilmente per un obiettivo per il quale valeva darsi tanta pena. Il guaio è che tra le vostre spese non ci sono solo quelle in materiale, oggi sborsate anche parecchi bigliettoni, per la spesa al supermercato,
per un pezzo d'arredamento, per dare una mano a una persona in difficoltà, oppure saldare un debito contratto in passato. Amore ed Eros. Calo di autostima, non potete farci nulla ma allo specchio non vi piacete, e di fronte agli altri vi sentite una nullità. A farvi cambiare idea però provvede l'amico della porta accanto, ricordandovi tutti i vostri trofei scolastici e le pagelle da 10 e lode. In quanto all'aspetto, non occorrono parole, per convincervi, non ha che da iniziare a baciarvi. Cari pesci, la luna sarà in opposizione e potrebbe nascere qualche discussione o delle ansie che dovete tenere sotto controllo. Per quanto riguarda il lavoro, meglio fare il meno possibile per evitare errori causati dal nervosismo. Vi capiterà di incontrare più volte la stessa persona, forse per caso o forse no. Se credete nel destino, armatevi di coraggio e fate un passo in avanti verso di lei. Potrebbe essere una cosa molto piacevole. Una persona rivista di recente non abbandona più la vostra mente e il vostro cuore. Sentite il desiderio di cercarla, di farvi sentire, di proporvi? Non è una brutta idea, specie se siete nati nella prima e nella terza decade pescina. Nel caso della seconda decade avrete Urano come consigliere, dal fidato Toro, che saprà indirizzare le vostre mosse in una forma coerente, decisa, senza dubbi ed esitazioni. Nel caso della terza decade avrete invece Nettuno in congiunzione nel vostro segno che vi darà le illuminazioni dell'intuito per procedere come più vi conviene. Lavoro e denaro? Spese pazze, centro commerciale, outlet o boutique sfiziose del centro, la scelta dipenderà dal portafoglio, qualunque sia il vostro stipendio stasera rientrate a casa carichi di sacchetti misteriosi, doni per voi e per le persone care. Perfino a Fido regalate un guinzaglio nuovo. Eleganza prima di tutto, potete affermarlo con tranquillità, sapendo di poter contare su un buon stipendio. Un mix di carica, ma pure di nervosismo. Vorreste sfondare le barriere sul vostro cammino con la forza di un ariete in corsa. Ma potreste anche farvi molto male, dunque agite con prudenza e non d'impulso. Non è un caso che, anche nella occupazione più normale e convenzionale ci mettiate sempre un tocco di estro. Il vostro segno è dallo zodiaco deputato a creare, stupire e dar vita, con particolare genialità, a ciò che è nuovo e al diverso. Benessere. Nulla da ridire sullo stato psicofisico, l'unico neo è che siete troppo golosi, piatti stratosferici di ottima qualità, visto che li confezionate con le vostre mani. Ma pensando alla fame nel mondo dovreste. Questo periodo è incentrato sulla trasformazione. Scegli di mangiare ciò che ti dà forza piuttosto di ciò che toglie la tua forza. Riposare abbastanza è imperativo quando si vive la vita al massimo. Per lei, scoppiate di salute dovreste andarne fiere, con tutta l'attenzione che mettete nella dieta, tra alghe, riso e fagioli rossi, sarebbe uno sfascio se non andasse così. Salterebbero anche le basi della macrobiotica. Per lui, malinconici ricordi, di cose e persone perdute, succede sempre quando si è troppo legati, il destino ha disegni imperscrutabili. Colore delle emozioni, giallo acido. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6. Attività, 10. Finanze, 10. Benessere, 7. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.